Markovic. Alla faccia delle misure precauzionali, così appariva l'aeroporto internazionale rumeno di Cluj-Napoca, dove circa 2000 lavoratori stagionali nelle scorse ore si accalcavano nel parcheggio in attesa del proprio volo con destinazione Germania, di fronte allo stupore dello stesso direttore generale dell'aeroporto. Non è normale che questa gente sia stata fatta arrivare con notevole anticipo e senza tenere in considerazione le misure restrittive. Il premier Ludovic Orbán. Saranno accertate le responsabilità e chi ha sbagliato pagherà. Lo stesso direttore dell'aeroporto è responsabile perché non ha informato la prefettura, cosa inaccettabile. Un'inchiesta stabilirà colpe e responsabilità. Questi lavoratori si dicono più preoccupati per la propria situazione economica che per il Covid-19. La ministra dell'Agricoltura tedesca tranquillizza sulle misure di sicurezza adoperate nelle aziende agricole. La distanza tra i lavoratori è assicurata sia sul luogo di lavoro sia sui mezzi di trasporto. Questo nei 14 giorni di quarantena durante i quali i lavoratori possono comunque lavorare. Quasi quarantena, bei der sie aber arbeiten können. Sono diverse migliaia i lavoratori stagionali partiti anche quest'anno per la Germania per lavorare in agricoltura. I voli avevano destinazione Berlino, Düsseldorf e Baden-Baden.